Io ho svolto la mia relazione ritenendo che la richiesta debba essere respinta, perché in base alla relazione, che poi sarà tra poco pubblicata, ho reso conto integralmente sul sito del Senato, sussistono quelle condizioni che la legge costituzionale ritiene di dover valutare, cioè che si sia agito per un interesse superiore nell'ambito di prerogative di governo rispettose di principi costituzionali. Quindi a mio avviso l'operato dell'allora ministro Salvini risponde a questi requisiti e nella relazione ho ampiamente motivato questa circostanza, sia facendo riferimento alle analogie con il caso Diciotti, dove c'è una decisione che è stata presa recentemente da un organismo che poi ha sostanzialmente la stessa composizione, poi anche dall'Aula, e anche alcune limitate diversità non giustificano un giudizio diverso. Per quanto riguarda poi gli altri aspetti che sono collaterali, il coinvolgimento del governo, ho argomentato dicendo che il Presidente del Consiglio, di fronte a un fatto notorio che era su tutti i giornali, in prima pagina, in televisione, dal 26 al 31, la vicenda Gregoretti, non ha dato nessuna direttiva, indicazione contraria. Quindi il fatto che non si sia riunito il Consiglio dei Ministri vale addirittura per un rafforzamento dell'operato di Salvini, perché non c'è stata nessuna riunione collegiale che abbia espresso un indirizzo diverso da quello assunto dall'allora ministro Salvini nella gestione del caso Diciotti. Per quanto riguarda la questione dei tempi, alcuni colleghi hanno rappresentato il fatto che la conferenza dei capigruppo ieri ha deciso che nei giorni della settimana dal 20 al 24, insomma, pendente la campagna elettorale in Emilia Romagna, il Senato sospenderà i lavori. Mi sono riservato un approfondimento su questo punto. Abbiamo chiesto un rinvio. Lei sa che ieri si è riunita la capigruppo del Senato, quindi all'unanimità tutti i gruppi parlamentari hanno deciso una sospensione dell'attività parlamentare dal 20 al 26 per consentire lo svolgimento della campagna elettorale in Emilia Romagna e in Calabria. E quindi la Presidente del Senato, la Presidente Casellati, ha sospeso l'attività parlamentare dal 20 al 26. Questo evidentemente confligge con quanto col calendario che avevamo determinato in giunta, che vedeva la decisione finale il 20. Io ho semplicemente chiesto al Presidente Gasparri che ci dicesse qual era il coordinamento tra queste due disposizioni. I termini sono ordinatori. Il problema che si è posto il Movimento 5 Stelle è semplicemente quello della sospensione di tutta l'attività parlamentare, che non è una decisione nostra, è una decisione che ha preso la Presidente Casellati ieri, che ci lascia anche perplessi, perché insomma noi non abbiamo motivo per allontanarci così dai lavori e dall'Aula per così tanto tempo.